Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Questa è la prima intervista in collaborazione con Massimo Fratini, che tutti ben conoscete dal famoso sito Segni dal Cielo. Insieme stiamo unendo le nostre ricerche, i nostri test, i nostri studi, per arrivare a una conclusione che possa far capire come funziona il controllo mentale, come funziona il mondo parallelo Matrix e come funzionano le manipolazioni attraverso armi ad energie dirette. Ascoltateci e seguiteci per tutte le prossime dirette radio web che faremo. Stiamo registrando, salve a tutti, qui Massimo Fratini in compagnia di Emiliano Babilonia. Buonasera Emiliano. Buonasera a tutti. Allora, quest'oggi con Emiliano parleremo del controllo mentale e controllo delle masse, Emiliano, e il progetto Monarch. Abbiamo 15 minuti di tempo per poter raccontare ciò che sta succedendo nelle case di tutti gli italiani. Il controllo delle masse è in atto. Cosa ci puoi dire esattamente, Emiliano? Allora, possiamo dire questa cosa qui. Qualche agenzia deviata, la possiamo definire in questo modo, opera attraverso delle tecnologie che, immesse all'interno dell'etere o all'interno della rete elettrica o all'interno di tutto ciò che noi utilizziamo come telefoni, internet, social network, purtroppo molte persone in Italia che vengono sottoposte a determinati sistemi di controllo o a determinati sistemi di manipolazione mentale attraverso tecnologie che operano con le frequenze neurali, fanno sì che vengano bombardati da campi elettromagnetici anomali e che questi campi elettromagnetici anomali, rientrando all'interno del cervello, rientrando all'interno delle nostre frequenze fisiologiche, incominciano a creare uno stato di narcolessia indotta e uno stato di allucinazione audiovisiva che porta queste persone a sentire le voci, a vedere delle immagini all'interno del cervello o delle immagini visive, perché purtroppo lo stato narcolettico crea queste patologie attraverso anche i gravi disturbi della stabilità fisiologica del sonno. Purtroppo in questi giorni sto facendo delle ricerche e sto facendo delle analisi e ho riscontrato che la frequenza di 50 Hz penetra il nostro corpo e interagisce con i nostri centri nervosi, come se il nostro corpo diventa una sorta di antenna e, diventando una sorta d'antenna, crea delle destabilizzazioni delle frequenze fisiologiche. Alcune persone sono più sensibili a questi campi elettromagnetici e hanno queste gravissime patologie o effetti collaterali che provocano anomalie fisiche, psicologiche e cerebrali. È come se vogliono creare dei zombie, oppure vogliono creare dei narcotizzati o dei manipolati attraverso il sistema deviato mentale per poter manovrare a loro piacimento. Ma Emiliano, ma ovviamente molte persone quando sono a casa, amici mi chiamano: ma guarda, oggi ho un forte mal di testa, oppure sentono delle voci all'interno del loro cervello. Quindi c'è un fattore di induzione e manipolazione a livello cerebrale, a livello mentale, che sono comunque frequenze o subfrequenze che passano attraverso la corrente elettrica a quella di casa, vero? E certo, perché la risonanza, cioè la risonanza di Schumann, sono le frequenze primarie del pianeta Terra. Attraverso queste tecnologie che vengono sparate dall'etere o queste tecnologie che vengono immesse attraverso le onde convogliate della corrente elettrica, interagiscono sul nostro corpo con una frequenza altissima dei 50 Hz. Purtroppo la frequenza dei 50 Hz è inalternata, è come se noi nel nostro cervello o nei nostri centri nervosi abbiamo una sollecitazione di un elettroshock continuo. E pensa quando stai a letto durante la notte che ti bombardano con un elettroshock continuo e incominci a svegliarti in continuazione, ad avere incubi, a sentirti delle voci di subinconscio che ti entrano nel cervello e ad avere anomali
risvegli che ti possono creare ovviamente degli attacchi di panico, della depressione, ma dei fortissimi mal di testa con arrossamento degli occhi, addirittura acufeni indotti all'interno dei condotti uditivi, perché l'onda modulare che viene ricreata dal campo elettrico crea una frequenza bassa che può penetrare il subconscio del cervello e far sì che tutti questi disturbi possano essere riamplificati dallo stato narcoletico della destabilizzazione del sonno. Ma ha a che fare con qualcosa tipo progetto Monarch? Bravo, hai detto, Massimo, una cosa giusta. Loro stanno cercando di creare il sistema Manchurian Candidate. È più facile addormentare una popolazione, così la puoi manovrare meglio, la puoi gestire attraverso messaggi subliminari che vengono immessi sia all'interno del cervello e sia all'interno del subconscio, per far sì che le persone vengano sollecitate a fare determinate cose. Ti faccio un esempio: se te spari nell'etere o immetti nella corrente elettrica delle radiazioni che possono creare il mal di testa, pensate, 20 milioni di persone in Italia che hanno il mal di testa lo stesso identico giorno, che cosa farebbero? Vanno dal dottore o vanno in farmacia e comprano milioni di euro di farmaci. Se molte persone in un periodo dell'anno hanno tutti la depressione, che cosa fanno? Vanno tutti dal medico, il medico gli dà i psicofarmaci. Ultimamente ho visto sul tuo sito che stanno erorando, attraverso le scie chimiche, dei farmaci narcoletici che sollecitano lo sviluppo o sollecitano determinate patologie derivanti alla schizofrenia, derivanti a malattie psicotiche, a malattie di ragionamento logico. È quello che loro vogliono, addormentare una nazione. È ovvio. Beh, sì, diventeremo tutti zombie, schiavi del potere occulto, degli illuminati, del gruppo Bilderberg, di questi personaggi che sono al potere, i più ricchi del mondo, eccetera, 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 quelli che poi praticamente cercano comunque in qualche modo di imbavagliare coloro che, come noi, come me, come te, io attraverso il sito, tu attraverso la tua web radio e le tue registrazioni su YouTube, fai vedere alla gente che c'è un controllo occulto, manipolativo, di manipolazione mentale, perché loro vogliono manipolarci per farci mettere su un libro paga, il loro libro paga, delle holding farmaceutiche, diciamo delle banche e di tutto il potere costituito. Ma si sa, comunque la gente non è stupida, però la gente deve sapere che questa manipolazione entra nelle case gratuitamente. Vero, Emiliano? Purtroppo sì, ma molte, chiamiamole, vittime del controllo neurale non riescono a capire quello che gli succede, perché sono come ipnotizzati, come dei zombie. Per loro è tutto normale, è una cosa normalissima. Addirittura quando noi facciamo delle ricerche e utilizziamo analizzatori di spettro, misuratori di campo con l'elettroencefalografo, glielo facciamo vedere: guarda, te sei sollecitata a queste frequenze dentro casa, amplificano le radiazioni sulla tua corrente elettrica e amplificano queste radiazioni sparate dall'etere, da un'arma d'energia diretta, da un'arma d'onda convogliata. Le persone dicono: ma non è possibile che fanno questa cosa, queste patologie dipendono da altre cose. Gli ho detto: scusa, senti le voci in testa, hai patologie, senti ustioni sul corpo, hai l'arrossamento degli occhi. Ovviamente a molte persone gli diciamo, prima di effettuare un'analisi ambientale con determinate strumentazioni che noi utilizziamo, gli diciamo di andare da un dottore, da fare una TAC, una risonanza magnetica, una lastra, per vedere se magari hanno delle patologie loro. Però quando il dottore o lo psichiatra dice: ma sulla psichiatria non c'è una patologia che crea questi sintomi, queste sembrano cose surreali, cose fantascientifiche, allora interveniamo noi e facciamo un'analisi ambientale per capire se il problema dipende da campi elettromagnetici fortissimi che vengono sparati dentro la loro abitazione. Noi abbiamo fatto un'analisi a una persona di Roma. Questa persona aveva un trasformatore dietro l'anta del letto
e lei non se ne era mai accorta di questo trasformatore. Quando abbiamo fatto l'analisi abbiamo detto stacchiamo il contatore generale per vedere da dove proviene questo campo elettromagnetico. La signora dormiva con il cuscino e il trasformatore dietro la testa, perché ci aveva una lampada a LED che aveva attaccato vicino il bordo del letto. Praticamente questo trasformatore sollecitava un campo elettromagnetico, ma di 3-4 metri di distanza da dove lei ci aveva la testa. Pensa, attaccato a 10 centimetri dalla testa, che cosa gli creava. Infatti gli abbiamo detto di spengere o di staccare la spina, perché sennò i campi elettromagnetici la bombardavano durante la notte. Infatti si alzava con mal di testa fortissimi, con disturbi, allucinazioni durante la notte, insonnia continua. Perché tanta gente pensa, io stacco l'interruttore e ho risolto il problema. Non è così, tanti apparecchiature rimangono in stand-by e quindi il campo elettromagnetico funziona ancora. Se non è un analizzatore o un misuratore di campi elettromagnetici, che deve essere un misuratore di campi elettromagnetici di frequenze basse, perché tanta gente pensa che utilizzo il jammer e ho risolto il problema. Cioè il jammer serve per vedere le frequenze delle microspie, non serve per vedere il campo elettromagnetico della corrente elettrica che viene sparato nel nostro corpo. Allora, cari amici, avete potuto sentire l'intervista che abbiamo realizzato io, Emiliano Babilonia e Massimo Fratini. Voglio ricordare di famoso sito Segni dal Cielo. Abbiamo iniziato insieme una collaborazione sia a livello tecnico-scientifico ma sia a livello mediatico, per poter divulgare attraverso Segni dal Cielo, attraverso Emiliano Babilonia Spreaker, attraverso i miei canali di YouTube Angeli Custodi MK Oltre Italia e Emiliano Babilonia, le nostre scoperte, le nostre ricerche, i nostri studi, per dare o per far capire alle persone che il sistema del controllo mentale esiste e che molte persone che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani hanno una sorta di effetti collaterali, una sorta di attacchi sia fisici che psicologici che li portano a gravissime patologie. Seguiteci, perché abbiamo iniziato una serie di interviste che potranno risvegliare le masse dormienti dal mondo parallelo chiamato Matrix. Un saluto da Emiliano Babilonia.